bel fresco, fanno venire delle foto bellissime, però sono piene di cinghiali. Garofoli comunque è l'azienda più antica, no, delle Marche. Sì, nel 1901 l'ha iscritta mio nonno alla Camera di Commercio. Ok, che era Gioacchino. Ditta Gioacchino Garofoli. Infatti. Quindi sono 114 anni. Mamma mia. Sì, sono tanti. E tutto era iniziato con che vitigni? Ma Montepulciano e Sangiovese. Qui ah, quindi rosso e basta? Qui stranamente vicino al mare era Montepulciano, uh-huh. C'erano anche i contadini e naturalmente il pesce lo mangiavano col vino rosso, uh-huh. E per fare una cosa più ricca si mostrano e li imbottivano di salsiccia. un po' forte. Consistente. Si dice non è carne né pesce, invece qui era qui carne. Era carne e pesce. Mio nonno faceva, oltre che il vino, aveva anche un'osteria. Poi nel 1907 vendette un terreno e comprò in Inghilterra una macchina a vapore non semovente, trainata da buoi, che era capace di mandare le trebbie per la trebbiatura del grano. Voi qui siete parliamo giovani? Di che anni? 1907 questo. Voi avete visto sempre le bieti trebbie, certo. Ma fino a 40 anni fa ancora si raccoglieva il grano con la falce, poi con la falce frenara, la chiamano così, poi con le macchinette che lo legavano, si facevano i covoni, si lasciavano sul campo in mucchi per farlo asciugare, poi si portava sull'aia subito prima la trebbiatura. Arrivava a sta trebbia con la macchina a vapore fino agli anni 25-30 e si trebbiava il grano separando paglia, pula, grano, eccetera. Garofoli in arte parte 6 anni fa e questo progetto adesso veramente posso dire che ho la fila. E abbraccia un po' tutta l'arte, dalla fotografia. Fotografia, scultura, pittura, non solo visiva, ma anche concerti, musica, poesia, recita di poesia ne facciamo veramente tanti, quindi si abbraccia in toto perché il vino è unico come l'arte, quindi si sposa assolutamente bene. Questa cosa mi ha permesso di far entrare in cantina dei soggetti che altrimenti non si sarebbero mai avvicinati. Certo. Questo sembra una cosa sciocca, ma non lo è, perché ad esempio tante signore tendenzialmente, sì, adesso il mondo vinicolo e le donne si stanno avvicinando molto, ma quale generazione? Le generazioni, forse ecco anche di mamma così, difficilmente direbbero adesso vado a fare un giro in cantina. Attraverso l'arte io sono riuscita a avvicinare persone sensibili verso altre cose, ma scoprendo la cantina hanno certo. Iniziato a sensibilizzarsi al vino.
tutti gli anni 70 soffrivamo di questa poca durevolezza del verdicchio, tutti in anfora, facile ossidabilità. Il peccato originale era sulla vigna, che eravamo obbligati a piantare con un sesto di 3x2, quindi solo 1600 piante, non di più. Pensate con quale logica, oggi ti dicono il minimo che devi fare, giustamente, non il massimo. Ed era un sesto di impianto che faceva sì che queste poche piante fossero sovraccariche, sovraccariche due, perché se ne potevano fare 150 quintali per ettaro, e quindi succo diluito, vino diluito, la tecnica non era più sopraffina allora, ecco perché questa poca durevolezza. Assaggiando i vini dai contadini che si facevano il loro verdicchione di 14 gradi perché sceglievano i grappoli, le viti maritate, no, fra l'altro, e quindi si facevano questi verdicchi di 14 gradi opulenti, amari, insomma, piuttosto un po' grossolanetti, però si sentiva che c'era una sostanza che noi ci eravamo persi noi con i vigneti nuovi. Quindi volle rifare un prodotto alla contadina, però con le tecniche moderne. E l'unica strada percorribile era quella di tagliare l'uva e buttarla, di radare l'uva per avere un prodotto già concentrato, fra anche in questo caso i brontoli degli operai, che erano tutti ex contadini che avevano buttato via l'uva a fine luglio, non gli stava tanto bene. Ed è nato in quell'anno il Macrina, che abbiamo ancora ora, Vigna Macrina anzi, che mettemmo così, avevamo l'intuito di mettere io e mio fratello in una bottiglia non anfora, la prima non anfora della storia del verdicchio.